Di recente ho ascoltato un messaggio audio nel quale si parlava delle profezie degli ultimi tempi. C'era una voce femminile che poneva delle domande e una maschile che rispondeva a queste domande. Visto il tema, e giocò forza che venisse preso in esame anche l'episodio nei quali i discepoli chiedono a Gesù quando sarebbero avvenute tutte le cose delle quali lui parlava, che ovviamente erano relative agli ultimi tempi, e Gesù rispondeva loro: ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, né il figliolo, ma solo il Padre. Troviamo questo in Marco 13:32. Il commentatore, alla domanda come mai Gesù non sapeva il giorno e l'ora in cui queste cose sarebbero avvenute, risponde che Gesù, essendo ancora rivestito dell'umanità ricevuta da sua madre Maria, non era ancora completamente figlio di Dio, cosa, secondo lui, che avvenne dopo la resurrezione, e che pertanto in quel momento non era ancora in possesso di tutta la conoscenza di Dio. Perciò molte cose Gesù non le sapeva. Ovviamente il commentatore, a sostegno di questa tesi, porta una serie di teorie accompagnata da svariati passi biblici, proprio per confermare quanto asseriva. Questo quesito, e non solo questo, più avanti ne vedremo qualcun altro. Questo quesito, dicevo, me lo sono posto anch'io all'inizio della mia conversione, circa 37 anni fa. La risposta che ricevevo da tutti, pastori, anziani, diaconi, eccetera, era sempre molto simile a quella del commentatore che vi ho parlato prima. Risposte che non mi convincevano perché, secondo me, era impossibile che Gesù, il Dio incarnato, fosse limitato nella conoscenza della natura umana, del suo corpo, anche perché Dio, e quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, sapeva già tutto quello che sarebbe avvenuto a partire dalla creazione fino alla fine dei tempi. Inoltre, dire che Gesù non sapeva ogni cosa, ma che solo dopo la sua resurrezione avrebbe ricevuto dal Padre la completa conoscenza, equivarrebbe a dire che in Gesù non abitava tutta la pienezza della deità, come invece la Bibbia insegna. Nel frattempo continuavo il mio cammino cristiano e di tanto in tanto chiedevo direttamente al Signore di darmi una risposta, perché non riuscivo ad accettare questa limitazione che tutti gli altri attribuivano a Gesù. Solo una decina d'anni dopo ebbi la risposta da parte di Dio e mi meravigliai della sua semplicità. Il fuso orario. Sì, il fuso orario non permetteva di stabilire il giorno ed un'ora. Sottolineo, un giorno ed un'ora, perché come tutti sappiamo, una data e ora di un dato giorno in Italia non corrisponderebbero con l'ora e il giorno di un'altra nazione. Ad esempio, se in Italia sono le 20 del 10 settembre, in Australia centrale saranno le 04 dell'11 settembre. L'anno e il mese potrebbero essere uguali, e non sempre, ma il giorno e l'ora saranno sempre diversi. Per questo Gesù sottolinea quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Perché se avrebbe dato un giorno ed un'ora per Israele, oggi che la Bibbia è arrivata in tutto il mondo, quell'ora e quel giorno non corrisponderebbero all'ora e al giorno nostro. Ma c'è anche un'altra perplessità che nasce: perché, dice Gesù, solo il Padre lo sa? Anche qui la risposta non è difficile. Nell'eternità in cui il Padre regna, non esistono lo spazio ed il tempo. Di conseguenza non esiste alcun fuso orario, anzi, non esiste proprio l'orario. Come non esiste il passato, il presente e il futuro, almeno così come noi lo conosciamo adesso. Mi sembra evidente che Gesù,
il quale conosceva bene il fuso orario, visto che per mezzo suo è stato creato insieme a tutte le altre cose, non poteva parlarne ai discepoli, perché a quei tempi non avrebbero potuto capire. Per questo Gesù dice in seguito: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Giovanni 16,12. Perciò, pur apprezzando lo sforzo del commentatore di qui sopra, suggerisco a tutti voi di non accettare risposte tappabuchi come l'ho già definito in un'altra sede, perché il Signore desidera dare le risposte a tutte le nostre perplessità. Basta saper chiedere, saper attendere e saper ascoltare la sua voce. Ricordate, Gesù era illimitato nella conoscenza, nella sapienza, nella potenza e anche nella sofferenza. Ed è proprio di questo che vi parlerò adesso, perché c'è qualcosa di molto più importante riguardo a quelle risposte che tendono a limitare Gesù, attribuendo questi limiti alla sua umanità. Tra le varie domande alle quali gli chiedevo delle risposte, ci sono queste due. Perché Gesù era in agonia nel giardino del Getsemane, al punto da sudare come grumo di sangue? Perché chiedeva al Padre di allontanare da lui quel calice? Le risposte che ricevevo erano le solite. La sua umanità lo portava a temere quanto stava per avvenirgli. Le sofferenze che avrebbe subito da lui a poco erano davanti a lui, gli oltraggi, le frustate, la corona di spine, i chiodi nelle mani, nei piedi, la croce. Tutto questo spaventava la sua umanità e gli causava uno stato d'angoscia. Come sempre, neanche queste risposte mi soddisfacevano. Il motivo era semplice. Ma lui non era venuto proprio per tutto questo. Non sapeva cosa lo aspettava. Ma Stefano, il primo martire per Cristo, era forse più preparato e coraggioso di lui? E tutti gli altri martiri, da Paolo fino ai martiri di Roma, che cantavano le lodi mentre erano crocifissi e arsi dal fuoco, e migliaia di altri ancora, che ancora oggi muoiono per il suo nome, erano tutti più fieri e coraggiosi di Gesù. Non potevo assolutamente accettarlo. Non è questo il Gesù che io conosco, il figlio del Dio vivente al quale sono orgoglioso e fiero di appartenere. Chiedevo quindi al Signore di darmi lui la risposta e, come di consuetudine, dopo un po' di anni me la diede, proprio mentre mi rileggevo per l'ennesima volta l'intero episodio, dal giardino del Getsemane fino alla morte sulla croce. Lo Spirito mi fece notare che, contrariamente a quanto narrato nei film, durante tutte le torture subite, Gesù non emise alcun urlo di dolore. Gli strapparono la barba, lo presero a schiaffi, lo flagellarono con una frusta dolorosissima, chiamato il gatto a nove code che strappa la carne. Le spine della corona che gli misero sul capo, provenienti da una pianta particolare, le cui spine provocano punture amare e dolorose. I chiodi nelle mani, poi quelle nei piedi. Lascio a voi immaginare il dolore che causano e quante grida strazianti causerebbero. Quindi viene issato di colpo sulla croce e il peso di tutto il suo corpo viene sostenuto dai chiodi conficcati nelle mani e nei piedi. Riuscite solo ad immaginare i dolori subiti? Eppure, non una sola volta, la Bibbia dice che Gesù abbia gridato per qualcuno di questi dolori. Poi continuo a leggere ed ecco che finalmente trovo un urlo. Eli, Eli, lama sabachthani. Cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora mi sono detto, se ha urlato solo a questo punto, vuol dire che questo è stato il momento di maggior sofferenza per lui. Quindi,
quando nel Getsemane era in agonia, era per questo motivo. Era questo il calice di cui parlava, non il timore delle sofferenze fisiche e della morte sulla croce. Agonizzava perché sapeva che il Padre non poteva stare con lui, in quanto lui in quel momento era maledetto e aveva su di sé il peso dei nostri peccati. Il Padre non poteva stare lì. Doveva allontanarsi, abbandonarlo. Era questa la sua sofferenza. Non sopportava l'idea che il Padre lo avrebbe dovuto lasciare da solo a morire. Riuscite ad immaginare un dolore più forte delle frustate, delle spine, dei chiodi, della croce? Io no, io non ci riesco. E dico solo grazie Gesù per quella sofferenza che non riesco neanche ad immaginare, ma che tu hai sopportato a causa mia. Si potrà pensare che la cosa finisce qui, ma non è così. Sono costretto ad aggiungere qualcos'altro di altrettanto importante. Ai piedi della croce c'era Maria, sua madre. Quant'altra sofferenza c'era in quella mamma costretta a guardare suo figlio morire in quel modo, sotto i suoi occhi, e non poter far nulla. C'era il suo discepolo Giovanni, che vedeva morire il suo amato maestro e si sentiva sicuramente in uno stato di impotenza nel poter fare qualcosa per aiutarlo. Probabilmente c'erano Marta, Maria, Lazzaro, Maria Maddalena, gli altri suoi discepoli e chissà quanti altri ancora che lo avevano conosciuto ed amato ed ora erano lì, tutti impotenti a fare qualcosa per Gesù. Ma c'era qualcun altro, la cui sofferenza era pari a quella di Gesù. L'unico che aveva il potere di tirarlo giù dalla croce e di sanarlo e confortarlo da ogni dolore, ma non lo fece. Era il Padre. Sì, era il Padre il cui dolore venne espresso dalla natura stessa che si ribellava alla morte del suo innocente figlio. Infatti raccontano le scritture che si fece un forte vento, venne una tempesta, un terremoto, le rocce si schiantarono e le tombe si aprirono. Il grido di dolore che l'orecchio umano non poteva udire, ma che la natura percepiva, si esprimeva in questo modo. Probabilmente tutti i demoni se ne fuggirono terrorizzati davanti all'urlo del Creatore agonizzante per aver dovuto abbandonare suo figlio nel momento di maggior bisogno. Riuscite ad immaginare questa sofferenza? Io no, neanche questa riesco ad immaginare. Potrei immaginare la sofferenza di un padre che vede suo figlio morire e non può far niente per salvarlo, che è impotente. Ma quella di un padre che può tutto e non fa niente, pur di salvare me. Non riesco ad immaginarlo. Capite perché non accetto assolutamente risposte che tendono a limitare Gesù, confinandolo nella sua umanità? Gesù era vero uomo e vero Dio. Ha sofferto e subito tutto il male che gli è stato fatto come un vero uomo. Ma aveva la potenza e la conoscenza del vero Dio, l'unico e vero Dio. Gloria al Signore. La storia però ha un lieto fine. Quando Gesù spirò, mentre infuriavano terremoti, tempeste, vento e tante altre cose, la cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo. Non so quanti di voi sanno cosa significhi questo, ma sappiate che era proprio per questo motivo che Gesù dovette andare a morire sulla croce. Magari nei commenti chiunque lo desidera può ampliare lo studio e porre domande e dare risposte. Vi chiedo solo di non uscire dal tema per non costringermi ad eliminare commenti che non riterrò opportuni.
e Dio vi benedica. Il suo nome è Gesù.